Buongiorno, io non sono solita fare video haul, ma in questo caso ci tenevo. Ho preso un paio di cose quando sono stata in vacanza. In vacanza sono andata per qualche giorno a Parigi e poi in Normandia. Gli acquisti logicamente li ho fatti a Parigi, anche se comunque lo scopo del mio viaggio non era quello di girolare per negozi, ma di vedere appunto i monumenti, girare per la città, anche perché comunque ero con la mia famiglia e non volevo far subire loro i miei itinerari make-upposi. Comunque ho fatto qualche piccolo acquisto e mi piacerebbe così condividerlo e farvi vedere che cosa ho preso. Quando a Parigi abbiamo acquistato i biglietti per la metropolitana, ci hanno anche dotato, omaggiato, di un carnet con dei buoni sconto, all'interno del quale c'era anche un buono sconto del 10% e una busta in omaggio presso le Gallerie Lafayette. Visto che una sera avevamo un paio d'ore a disposizione, abbiamo pensato di andare proprio a vedere quello. Non ho girato tutto, ve lo dico subito. Siamo entrati al piano inferiore dove c'erano tutte le scarpe e lì mi sono fermata un po'. E poi ho guardato il piano beauty e velocemente qualcosa dell'abbigliamento. Quando mi sono rivolta alle signorine, ho trovato tra l'altro una ragazza italiana, sono stata molto fortunata, e mi ha omaggiato della borsina, eccola qui, con il manico e la cernierina per aprirla, proprio ben fatta, e mi hanno dato poi un buono da portare sotto per avere il 10% di sconto su un acquisto che io avevo intenzione di fare, e sono un paio di scarpe. Non ho preso scarpe da sogno con i tacchi o robe meravigliose che c'erano lì, ma mi sono preso un paio di anfibi. Ebbene sì, li ho visti e mi sono piaciuti tanto. Io ho già un paio di Dr. Martens, o Doc Martens come aveva insegnato Lucy, non mi ricordo più la pronuncia esatta. Comunque io ho quelli tattoo, quelli neri con dei disegni tipo tatuaggi, con la cucitura gialla, e mi piacciono molto, sono comodissimi, va bene quando piove, sono pratici e posso correre dietro i miei figli in caso di necessità. E in questo caso ne ho trovato un altro paio, sempre loro. Ho preso un numero in più delle altre perché non so, mi sembra calzassero in maniera differente. Può darsi anche che dopo tutta una giornata di cammino per le vie parigine i miei piedi si fossero anche un po' gonfiati, però ho pensato che il fatto di averne comunque un paio un po' più grandi potesse consentirmi di utilizzare anche dei calzettoni per l'inverno e quindi sfruttarli anche più là nella stagione. Sono così. Io non so se si riusciranno a vedere. I disegni sono praticamente opachi con i disegni lucidi, anche in questo caso ci sono scheletri, sono un po' dark. Eccoli qui, la cucitura è nera e a me piacciono proprio perché sono completamente neri. La suola è la classica. Questo appunto è stato il mio unico acquisto non beauty. Poi sono casualmente passata sugli Champs-Élysées e dopo aver lasciato il cuore su un profumo di Guerlain dal costo di 750 euro, non riesco nemmeno a dirlo, a concepirlo. Sono uscita e sono poi andata dentro la Sephora. C'era anche la MAC vicino, ma sono entrata e non ho comprato nulla. Anche dentro la Sephora c'era il corner della MAC, ma essendo comunque prodotti irreperibili anche qui non ho acquistato nulla, anche perché non avevo grandi, non ho e non avrò, mi sa, grandi possibilità economiche, quindi dovevo fare una scelta e ho scelto quei prodotti che qua difficilmente si trovano. Primo acquisto è stato appunto un fondotinta di Bobbi Brown nella colorazione 2 Sand che mi ha approvato la commessa lì in negozio. L'effetto mi è piaciuto molto perché non è troppo opaco, in effetti io con quelli troppo opachi non sto molto bene. Sembra una colorazione piuttosto buona per me, è chiaro, è leggermente giallino, spero non sia troppo neutro perché a me piacciono un po' giallini, ma da come l'ho visto poi alle luci naturali, perché l'ho provato un giorno e poi in verità sono poi andata ad acquistarlo il giorno dopo e mi era piaciuto parecchio, quindi spero di rimanerne poi soddisfatta. Per il momento non lo apro, lo tengo per quest'inverno. Poi, sempre di Bobbi Brown, avevo puntato già da parecchio tempo il loro illuminante, questo è il beige, in questa confezione quadrata, ed è questo qui. Questo bellissimo illuminante a striscioline con diverse colorazioni che possono essere utilizzate mischiate tutte insieme o prese una per volta. Poi ho preso alcuni rossetti con la matita abbinata, uno alla Sephora, gli altri nel negozio monomarca Bobbi Brown.
Dunque, facciamo, ve li faccio vedere. Le matitine sono nella loro confezione così un po' specchiata e lucida. Hanno il temperino al loro interno. Questa è la colorazione Bare, che è quella più chiara. Questo colore qui. Il rossetto è il Pale Beach, di una delle nuove colorazioni, perché sono usciti dei nuovi colori e questo appunto fa parte degli ultimi, ed è questo color nude molto chiaro. Questi sono rossetti matte, ma non sono matte di quelli particolarmente secchi. E eccolo qui, questa è la matita con il suo rossettino vicino. Non mi dispiacevano anche quelli della linea, dell'altra linea, che sono semi matte. Questo loro me lo danno come creamy matte, effettivamente è un matte cremoso. Gli altri sono semi matte, sembrano più tipo amplified, ma non c'era proprio un colore che mi avesse particolarmente colpita. Ce n'erano diversi di belli, ma forse non uno un po' originale o diverso. Poi questi come texture mi piacevano di più. La matita numero 14 Cocoa, un marroncino un po' più scuro, eccola qui, e il rossetto suo è questo numero 6 Latte. Eccolo qui nello stick e qui vicino alla matita. La matita rose numero 7, alla quale vado ad abbinare questo rossetto, questo nude un po' rosa, eccolo qui. La matita in verità è un pochino più accesa del rossetto. Un'altra matita che ci stesse bene, meglio di questa, non c'era proprio in gamma. Quindi mi sono buttata su questa perché è comunque un colore molto bello che posso anche sfruttare con altri rossetti. Con questo sinceramente andrà a modificare un po' il suo colore, e nel caso in cui voglia mantenerlo tale, più simile allo stick, utilizzerò eventualmente un'altra matita. La Sangria è questo colore scuro, a me piacciono troppo i rossetti scuri, non potevo non provarne uno, ed è questo bel rosso scuro. Il rossettino è il Berry Noir, sempre anche questo delle nuove colorazioni, è del numero 31, ed è così. E anche in questo caso non sono proprio perfetti insieme, sicuramente ci possono stare perché i colori sono simili, ma nel caso in cui io volessi rendere questo rossetto più scuro userò un'altra matita scura per aumentarne l'intensità, mentre questa lo renderà un pochettino più vivace. Ultimissima cosa, mi sono fermata nell'espositore L'Audrey. Non è grandissimo, ma delle cose profumatissime, bellissime, avrei preso tutto. In particolar modo c'era una confezione con dei petali di rosa ed era un blush, una sfera di plastica bellissima, con appunto al suo interno questi petali di rosa con tonalità un po' più calde, un po' meno calde. Proprio il petalo era classico petalo di rosa, sembrava vero, con le sfumature, le venature più chiare, un po' più gialline, ed erano da prendere, da prelevare con un pennello ed utilizzare come blush. Però avevo un costo esagerato, si potevano acquistare da soli anche i petali, però io se l'avessi presa avrei voluto anche la confezione esterna, ma acquistando sia i petali che questa sfera di plastica andavo sui 130 euro, una roba esagerata, quindi assolutamente no. E poi temevo anche che col viaggio in aereo e poi con noleggio dell'automobile, perché in Normandia abbiamo noleggiato un'auto, potesse esserci qualche sballottamento di troppo nella valigia e si potesse anche rompere. Quindi mi sono accontentata, ma accontentata è una parola grossa perché è meraviglioso, di acquistare uno dei loro blush in cialda. Vengono venduti separatamente dalla confezione di plastica il blush, quindi tu acquisti l'esterno, e tra l'altro era l'ultimo, sono stata fortunata in questo caso, ed è così, pura plastica, è molto bello da vedere, ma plasticaccia. E qua c'è lo spazio per mettere il blush e qui sotto ha un pennellino mediamente morbido, sì, dai, morbido. E qui allo specchio e con il cameo qua davanti, idem per il blush. Il blush che ho scelto io è il numero 06 e si trova all'interno di una plastichina così per sicurezza, e
Non l'ho ancora toccato e non mi sento ancora pronta di andarlo a swatchare. Comunque è così. C'è il disegno in rilievo ed è questo bellissimo rosa intenso. Prima o poi, in qualche trucco, mi deciderò a comporre il tutto ed utilizzarlo, così vediamo anche insieme l'effetto che può dare. Basta, questo è tutto quello che mi sono concessa nelle vacanze. Devo dire che posso ritenermi più che contenta e soddisfatta, spero di non avervi annoiate e che vorrete rivedermi alla prossima occasione. Io vi saluto e a presto. Ciao ciao!